amici, siamo a largo di Soverato e sono a bordo di una delle quattro novità del 2021 provate in anteprima per voi del cantiere Ranier International. Vi sto parlando in questo caso del gommone Cayman 28.0 in versione executive. In questo allestimento lo troviamo configurato con tappezzeria color beige, come vedete, marrone chiaro, e una coppia di motori Suzuki DF200AP, quindi con controllo elettronico. Iniziamo la nostra passeggiata a bordo proprio qui da poppa, perché troviamo due plancette molto ampie che sono simmetriche da un lato all'altro, divise ovviamente dalla coppia dei motori. I motori con questa configurazione ci consentono comunque di passeggiare da un lato all'altro, quindi di sfruttare entrambe le plancette, perché vedete c'è questa porzione aggiunta dal cantiere che ci consente quindi il passaggio da un lato all'altro. L'accesso in pozzetto è esclusivamente dal lato sinistro, c'è questa porzione lasciata libera e ci troviamo a passeggiare sulla tappezzeria per scendere sul pozzetto. La configurazione è molto ampia, come potete vedere qui, perché troviamo posto per 6 persone tranquillamente. C'è il foro all'interno che consente quindi l'installazione di un tavolino. In più la porzione di poppa, questa porzione qui, può essere reclinata, ribaltata e si viene a creare una vera e propria area prendisole, quindi di fatto abbiamo due zone prendisole complete sul nostro battello. Sempre dal lato di poppa, nella porzione posteriore della seduta, troviamo in primis la cucina esterna. In questo caso manca il piano cottura, ma abbiamo il lavello. In più abbiamo una seconda seduta perché con la configurazione tavolino ci consente di avere una vera e propria dinette e quindi possono mangiare 4-5 persone senza difficoltà. Ci spostiamo, chiudiamo la seduta, ci spostiamo nella zona della console. Ai lati vedete ci sono anche le casse da un lato e dall'altro per aumentare l'effetto surround. E abbiamo la console, la plancia di comando, che è composta da timone e doppia manetta spostata sulla destra ed è tutto interamente con configurazione elettronica. Ci sono i display Simrad e due computerini dedicati ai motori Suzuki, in modo tale che possiamo avere tutto sotto controllo dal singolo display Simrad, perché c'è la configurazione dei motori inserita all'interno del display. I bottoni on off si trovano sia sul lato sinistro che sul lato destro. Abbiamo lo stereo e la pulsantiera di comando delle manette che ci consente di effettuare varie regolazioni. Il VHF è in basso, quindi riusciamo a prenderlo tranquillamente, e qui abbiamo il classico laccettino di sicurezza. Molto molto comodo il gradino presente in basso, perché ci dà un ottimo supporto per la navigazione e quindi abbiamo una maggior prontezza di riflessi quando navighiamo ad alte velocità, ma questo poi lo scopriremo a brevissimo quando usciremo per la prova. La seduta ovviamente è configurata per essere sia in versione poggiareni sia in versione seduta tradizionale ed offre spazio per due persone. Ci spostiamo a prua mantenendoci qui sulla maniglia e saliamo due gradini. Anche qui la zona è rivestita con rivestimento in eva per dare maggior grip, perché non avendo nulla che ci protegge all'esterno siamo quasi a livello del tubolare. In questo caso ci viene in aiuto il profilo in acciaio, perché vedete io riesco a passare davanti mantenendomi saldamente a questo profilo. In più qui abbiamo altre due maniglie, perché noi quando siamo in navigazione ci rilassiamo, come sto facendo io in questo momento, vedete, e come abbiamo visto anche sulla Nex 285, vi lascio il link in descrizione, riusciamo a navigare e stare comodamente rilassati mentre guardiamo a prua e quindi ci godiamo in pieno relax la navigazione. Anche sul musone di prua c'è quest'altro cuscino che ci dà un supporto per la schiena. È molto comodo e anche molto pratico il gradino per poter scendere, oltre alla classica configurazione 28.0 che appunto classifica il battello. Adesso scendiamo in cabina ed effettuiamo le ultime valutazioni prima del test. L'accesso in cabina è dal lato sinistro della console con apertura a binario. Blocchiamo l'apertura, tramite un gradino piuttosto alto scendiamo in cabina e troviamo la classica configurazione con letto matrimoniale con porzione centrale sollevabile per formare un tavolino, in modo tale che si crea anche una dinette interna. L'altezza ci aiuta perché c'è la zona della console che è rialzata e quindi quando noi dormiamo non abbiamo problemi con l'altezza con la testa, perché basta metterci principalmente con la testa rivolta verso poppa, ma nel caso comunque l'altezza è sufficiente per potersi rilassare, vedete non ci sono difficoltà, e abbiamo anche l'aiuto del passo d'uomo che ci favorisce da un lato l'illuminazione e dall'altro il ricambio d'aria. In questo caso lo vedete scuro perché c'è il cuscino, l'abbiamo visto un istante fa sul prendisole, che ovviamente va a coprire la zona di luminosità. Gli oblò sono due e consentono una reazione adeguata quando sono aperti entrambi, quindi dobbiamo aprire la porta del bagno per favorire un ricircolo dell'aria da un lato e dall'altro. Il bagno è con configurazione tradizionale con WC e lavello e oblò che, come appena detto, aiuta il ricircolo dell'aria grazie a quest'altro oblò. Vedete l'altezza, io sono alto circa 1,70 m e quindi riesco a starci al limite quando sono nella porzione più profonda, come in questo caso. Quando salgo i gradini potrei urtare la testa, ma mi aiuta molto l'apertura
della cabina, perché con cabina aperta noi riusciamo ad uscire senza nessuna difficoltà. Vedete, abbiamo l'apertura che ci consente quindi di superare il dislivello dei gradini. E quindi, cari amici, questo è il Cayman 28.0 versione executive. Noi adesso usciremo in navigazione, lo testeremo, c'è un po' di vento come potete vedere, e quindi avremo l'occasione di testarlo anche con onda corta e mare un po' più formato. Vediamo come si comporta, ovviamente lasciatemi un commento e lasciamo parola alle immagini e al test di navigazione. Eccoci quindi in navigazione. Il mare, come già detto, c'è un po' di vento, quindi avremo un po' di onda corta. Vediamo come si comporta questo battello. Noi siamo al minimo con invertitore ingranato a poco più di 1000 giri. Avanziamo a 4.8 nodi con consumo di 2.8 litri ora. I consumi che vi dirò saranno per singolo motore, quindi dovremo moltiplicare per 2. Affondiamo un po'. A bordo siamo soltanto in 2. C'è il 15% di carburante e non abbiamo acqua, quindi siamo molto scarichi e quindi potremo definire un vero test di velocità con la velocità di punta reale di questi due Suzuki DF200AP. Siamo a 2500 giri, affondiamo un altro po' manetta, arriviamo ai 3000 giri planata piena, perché la planata effettiva si raggiunge tra i 2500 e i 3000 giri. In questo momento siamo a 18 nodi, 17.5. 3000 giri, consumo 13.8 litri ora. Andiamo ancora un po', io ho ancora il trim giù, gli do un colpetto, arriviamo al 25% trim, siamo a 4000 giri, velocità 26.5 nodi, consumo 22.5 litri ora per motore. Davvero ottimo questo consumo. I motori giocano bene sui consumi grazie al sistema Limburn, che riesce a gestire il rapporto tra carburante e ossigeno quando siamo a velocità costante. Quindi in questo momento navighiamo costantemente, consumo 22.6 litri ora per singolo motore, velocità 27.5 nodi, ottima velocità di crociera, trim 25%. E adesso iniziamo ad andare ancora un po' di più. Superati i 4000 giri, iniziamo a sentire come i Redan riescono a lavorare, perché il battello è configurato con un doppio Redan di ultima generazione del cantiere, che riesce a tenere quindi un assetto molto più equilibrato. Guardate, anche dalla camera di prua il mare si è alzato, c'è un'onda lunga che ci può dare un po' di problemi, ma noi procediamo tranquillamente a 4500 giri, 31 nodi, consumo sempre 29 litri ora. Alziamo trim al 50%, affondiamo manetta e vediamo come si distende sull'acqua. Siamo a 5500 giri, 39.3 nodi, consumo 46.5 litri ora. E adesso ne approfittiamo, affondiamo manetta e vediamo la velocità di punta. Siamo a 6250 giri, trim 50%, velocità 45.3 nodi, consumo comunque ottimo, 69 litri ora. Quindi al di sotto dei 70. Rallentiamo nuovamente. Vedete, c'è anche abbastanza vento oggi. E ora a 30 nodi, ovviamente l'accettino di sicurezza ben innestato, 31.8 nodi, virata stretta. Abbassiamo trim. Virata veramente, veramente angolo strettissimo. E adesso controbilanciamo, cambio di angolo. E ora mettiamo in asse il battello e affondiamo manetta di nuovo. Penso che i dati parlano da sé. Veramente stabile, reattivo, ottima la combinazione dei motori, perché è molto bilanciata. Non abbiamo solo le prestazioni, perché comunque 44 nodi sono dati di tutto rispetto, ma comunque i consumi si tengono bassi, viste anche le dimensioni e le capacità del battello. Adesso mettiamo a folle e facciamo il classico 3-2-1 prima dell'accelerazione. Adesso siamo fermi, c'è solo il vento che sposta il battello e quindi ricominciamo a contare. 3, 2,
1, via! Siamo in planata, alto trim, 20 nodi, 25, 30, 35, 40, 42, onda! Abbiamo preso un'onda a 43 nodi, veramente incredibile, ma il battello non si è scomposto minimamente, si è soltanto alzato un cuscino che non era ben agganciato, ma ottime prestazioni. Noi adesso rientriamo in porto a 22 nodi, crociera bassissima, consumo 17 litri ora per motore a 3500 giri. Che dire, traete da soli le vostre conclusioni, lasciatemi un commento on cosa ne pensate. È un battello che a me piace davvero tanto, ma soprattutto non solo per la configurazione che consente di tenere a bordo molte persone, tutti riescono a stare rilassati senza difficoltà, ma comunque le prestazioni combinate dei due motori con questo scafo, con questa carena, sono davvero ottime, l'avete appena visto. Vi lascio con qualche altra ripresa e come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube e alla pagina Facebook, taggate le persone che pensate possano essere interessate e per tutti i prossimi video ci vediamo sempre sul mio canale.